Insoddisfatti invece i 5 Stelle. Questa legislatura si è conclusa nel peggiore dei modi con la classe politica che si è tenuta il vitalizio. Noi non solo ci tagliamo i vitalizi, ma abbiamo deciso oggi in Umbria di tagliarci gli stipendi per donare un'auto medica ad una struttura ospedaliera che ne aveva bisogno per gli interventi a domicilio del personale medico. Aiuteremo persone ad avere interventi a casa e lo faremo tagliandoci gli stipendi. Se questa legge di bilancio avesse tagliato gli sprechi della politica, avremmo recuperato miliardi di euro da poter reinvestire nella sanità, nell'istruzione e in quelli che sono i servizi fondamentali per l'individuo. Quindi noi bocciamo un modo di amministrare il paese in cui si toglie a chi ha bisogno e si dà a chi non ha bisogno con sprechi e privilegi. L'ultima legge di bilancio dimostra il fallimento di questa classe politica che ha pensato solo ed esclusivamente ai propri interessi e non a quelli dei cittadini. Nessuna riforma strutturale, solo spot, ed è l'esatto contrario di quello che farà il Movimento 5 Stelle al governo. Siamo pronti per governare, assicura il candidato premier Luigi Di Maio. Continuano a dire che noi non sappiamo governare, ma c'è una sola certezza, che loro hanno governato e hanno dimostrato non solo di non essere capaci, ma di non essere credibili, perché oggi possono promettere quello che vogliono, ma hanno già avuto la loro opportunità. Ci diano a noi un'opportunità di poter togliergli tutto quello che in questi anni hanno mangiato dalle casse dello Stato e darlo ai cittadini onesti che hanno bisogno. Ma anche